Noi lavoriamo in un disegno di sanità, realizzando mano a mano quello che serve per realizzare questa visione. È chiaro che spesso i tempi che ci vuole per i lavori, per necessità legate agli interventi, fanno perdere di vista quello che sta accadendo. Quindi nascono domande, chiamiamolo, strane e non vedono più l'obiettivo. Mentre ogni volta che realizziamo qualcosa, come in questo caso l'apertura della lungodegenza di San Severino, quindi un investimento importante, quasi 1 milione di euro, un servizio che rimarrà nel tempo, un'ala che viene riutilizzata, fa meglio comprendere il fatto che su questa struttura stiamo facendo investimenti, che fa parte del sistema, che offre cose sempre più interessanti, mirando la propria funzione su quello che è giusto fare in queste realtà. Quindi servizi che si rinnovano, che si ampliano, che danno risposte ai cittadini. Qui ad esempio si realizzerà anche un punto di riferimento per l'ernia su tutta l'area vasta, così come si sta facendo tantissimo su altri servizi che vengono forniti, ma dentro appunto questo grande disegno, dove ognuno ha la sua funzione e dove stiamo investendo un po' da tutte le parti, proprio perché vogliamo che si realizzi fino in fondo. Quando avremo tutti gli elementi del puzzle, chiaramente sarà ancora più forte questa immagine, questa capacità di lavorare con una visione del servizio in grado di dare sempre di più ai cittadini. A completare gli investimenti dei servizi, anche un miglior collegamento fra le parti della provincia di Macerata, con gli 80 milioni destinati alla San Severino Tolentino, che porta a collegare la Valle di Potenza con il Chienti e quindi con la superstrada, triangolando oltretutto con quello che è tracciato della pedemontana. Quindi anche dal punto di vista della viabilità un sempre miglior collegamento per poter gestire e offrire al meglio questi servizi a tutti i cittadini della provincia.